Noi questo provvedimento lo vogliamo mandare a casa. A noi questo provvedimento non ci piace. A noi non piace il fatto che non venga rispettato l'articolo 29 della Costituzione. A noi non piace il fatto che non si permetta, che si permetta, anche si voglia permettere, le adozioni alle coppie omosessuali, perché per noi la famiglia è fatta da un uomo, da una donna, e che se hanno la fortuna di diventare genitori diventano papà e mamma, punto. Questo è quello che vogliamo fare. Però contemporaneamente lo vogliamo fare in aula, non con l'ostruzionismo e con i nostri emendamenti. Questo l'abbiamo detto sin dall'inizio. E l'abbiamo detto anche nel momento in cui è stato presentato il famoso super canguro Marcucci. Contemporaneamente alla presentazione ci siamo resi disponibili, visto e considerato che c'era stata posta la questione, ci eravamo resi disponibili, e questo era l'accordo, a ritirare il 90% degli emendamenti a fronte del ritiro dell'emendamento, del super emendamento Marcucci. Questo abbiamo proposto e questo eravamo disponibili a fare. Da 5.200 emendamenti si scendeva a 580 emendamenti, sapendo benissimo poi su 580 emendamenti che cosa sarebbe successo. Quindi ribadisco, no ostruzionismo. E di conseguenza, Presidente, quando sento colleghi che continuano a dire: dobbiamo portare avanti l'emendamento Marcucci, il super emendamento Marcucci, il canguro, per far fronte all'ostruzionismo della Lega. Ancora oggi si parlava di ostruzionismo della Lega, io lo rimando al mittente, Presidente. E sono talmente convinto di quello che dico, che lo rimando al mittente, che io sfido il Partito Democratico, visto e considerato che per una settimana abbiamo perso tempo. Mi è stato detto che quell'accordo non conteneva quello che ci eravamo detti, mi è stato detto prima, mi è stato detto che non è 500, erano troppi, dovevamo scendere, poi sono venuti a farmi le pulci sui contenuti, Presidente, sui contenuti, e visto e considerato che sui contenuti non me le fate le pulci, perché noi siamo un movimento libero e non accettiamo diktat da nessuno sui contenuti, tantomeno da chi non rispetta la propria parola, Presidente, io ancora oggi vi sfido e vi sfido in aula. Questi, Presidente, sono gli emendamenti che rimangono. Io sfido i bla 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 della politica a venire insieme a me e a portare l'emendamento Marcucci.